Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, un luogo abbastanza importante questo, la Sala San Francesco, perché qui Padre Pio attraversava questo luogo per diverse volte durante il giorno e per andare in chiesa, quindi scendere con le scale o con l'ascensore, oppure ritornare nella sua cella. E qui incontrava tanta gente, tante persone che gli affidavano le loro preghiere, i loro affanni, i loro timori, le loro lettere, come ad esempio vuole continuare a fare anche oggi Marco. Marco ci scrive e dice che vive a Foggia da qualche anno. Ho avuto la fortuna, anzi la grazia, di accostarmi a Padre Pio in un periodo veramente buio della mia vita, un periodo in cui ho perso mia moglie, il lavoro e tutti quei presunti amici che avevo. Nel dolore di questa situazione ebbi però la fortuna di avere una zia di Napoli che mi inviò una bella preghiera di Padre Pio. Da quel giorno iniziai a sentirmi meglio perché cominciai a conoscere meglio Padre Pio, ma soprattutto a leggere continuamente, chiedere preghiere proprio a lui. E dopo un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, avvertii un soave profumo che mi accompagnò per molto tempo. Mi risollevai nel morale, nella fede, trovai un nuovo lavoro, a livello spirituale intrapresi un bel percorso di conversione e preghiera. Nacque in me un desiderio forte, quello di essere confessato da Padre Pio. Leggendo molti libri sulla sua vita mi resi conto che avevo confessato migliaia, forse milioni di persone. Gli dicevo: se vuoi mi puoi confessare, troverai il modo. Finché un giorno, in uno dei miei pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo, entrai nel confessionale. Un sacerdote mi disse: vieni avanti. Lo guardai, scrive Marco, forse anche preso da questa grande emozione, racconta, era proprio lui. Mi bloccai. Non parlavo più, lo guardavo, anzi lo fissavo, mi ripetevo, è proprio lui. E così cominciai una confessione generale. Ecco, mi sentii meglio perché il padre al confessionale mi fece sentir meglio. Lessi però poi, appena uscito dal confessionale, il nome del sacerdote era il nome di Carlo, Fra Carlo, ecco il nome del padre guardiano della fraternità di San Giovanni Rotondo. La mia vita da allora è stata piena di segni che mi hanno avvicinato sempre più al Padre dei Cieli. Sia lode al Signore, conclude Marco, e questo suo fraticello che come me ha riportato nell'ovile santo tanti naufraghi in fede. Marco.